Siamo nel Super di Peschiera Borromeo, a pochi chilometri da Milano, 1500 metri, completamente di servizio. Il negozio è di lunga durata, è stato ridimensionato per l'apertura del nostro iper, che dista a un chilometro o meno da qua, e praticamente di servizio. Sì, noi sappiamo che la clientela va in base a delle fasce che si distribuiscono anche in base all'orario della giornata, quindi abbiamo in prima mattina, non so, la terza età, che sono clienti abitudinari, magari pensionati, che hanno bisogno di alcune esigenze per quanto riguarda l'ortofrutta. Poi abbiamo durante l'arco della giornata a mezzogiorno magari la gente che esce dagli uffici e quindi cerca la cosa veloce o il pasto di corsa, e lì magari la quarta gamma ci aiuta, le ciotole cup and go o le ciotoline di frutta già preparata. E poi magari verso sera abbiamo la gente che, rientrando da Milano, si ferma per una spesa abbastanza veloce. Allora, io sono qua a fine aprile del 2016, abbiamo incominciato a lavorare su quanto riguarda tutto il negozio, per capire cosa c'era da fare, potenziare oppure ridurre le perdite che in quel momento in alcuni reparti si evidenziavano. Ho incominciato a lavorare sull'ortofrutta perché è l'entrata del negozio, quindi è la nostra vetrina. Ho visto insieme al caporeparto che dall'inizio dell'anno il reparto, nonostante il negozio avesse qualche difficoltà, portava dei buoni risultati. Con lui e il suo vice e gli addetti abbiamo cercato di lavorare sulle metodologie un po' di carico, di capire la clientela che abbiamo e cosa potevamo potenziare o cosa potevamo togliere perché non ci dava redditività. Abbiamo incominciato a lavorare sullo spazio espositivo, cercando di migliorare l'esposizione, la capacità di attrarre il cliente che nonostante tutto si fermava ed acquistava. Però, come insegna Ferrata, con la captazione non sempre tutte le persone si fermano, e quindi abbiamo incominciato a lavorare con quello. Insieme col caporeparto e i merci mestieri abbiamo fatto in modo di capire dove potevamo allargare lo spazio espositivo. Ne è venuto fuori che abbiamo inserito una fila in più, quindi abbiamo allargato il reparto, dando modo ad alcune merceologie che prima erano strette oppure erano sacrificate più spazio, perché all'inizio abbiamo alcuni dubbi c'erano venuti, però insieme a merci mestieri e al direttore d'area, Caro Preso e Noce, abbiamo fatto in modo di incominciare a lavorare. Pian piano i risultati sono arrivati, poi anche siamo partiti in una stagione che c'era potenzialità, arrivava tutta la frutta nocciolo, e quindi abbiamo deciso di puntare su quella nella nuova zona espositiva, e i risultati ci hanno dato ragione. Allora, movimentazione merci da maggio a giugno è stato intorno all'8% in più, e per quanto riguarda le movimentazioni chili, circa un 2% in più, tolte le angurie, che comunque è un dato, vengono gestite a parte. No, per noi è stata una sfida questo inserimento della terza fila sul stagionale confezionato, e poteva essere un rischio da questo punto di vista, perché andavamo poi incontro a una stagione che solitamente sappiamo che ti dà molti problemi sugli scarti, però si è rivelata una buona decisione. Sì, diciamo che questa è un'invenzione del caponegozio. Abbiamo cercato di abbinare
delle ricette o dei preparati come dei frullati, in modo che si possano unire delle referenze dell'ortofrutta con quelle dei generi vari, ma anche della salumeria, per cercare un incremento delle vendite. Per adesso sì, per adesso ha funzionato e ci sta dando ragione. Se dovessi esprimere un desiderio, avere più presidio, ritornare come il mercato, avere qualcuno che consiglia sempre il cliente, soprattutto nelle fasce di maggiore affluenza, quella delle 6 e quella della 1, quello della 1, perché l'anziano è metodico, compra sempre quello, mentre il cliente nuovo, veloce, rapido, vuole trovare qualcosa di nuovo ogni giorno, e questo cerchiamo di farglielo trovare. Io vorrei più ore. Ma diciamo che per come la vedo io, cioè l'ortofrutta è comunque un reparto che va seguito, e quindi avendo le persone durante gran parte dell'arco della giornata riusciresti a presentarla meglio e avere anche una spinta in più, secondo me, dal punto di vista delle vendite.